Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi faccio l'unboxing, come dicono gli americani, o come dicono ora che va di moda su YouTube. Insomma, levo dalla scatola un apparecchio che è qui dentro. C'è un oscilloscopio che mi hanno spedito dalla Francia. Ora, il problema è nato che ieri mi arriva la lettera, diciamo, la email, che dice che l'apparecchio verrà consegnato a Lucca. Allora, Lucca è la provincia nostra, ma noi siamo ben lontani da Lucca, cioè la sede di GLS di Lucca è distante, è a Guamo se non mi sbaglio, sicché è distante da noi che siamo vicino a Forte del Mare, da me, anzi, che da noi intendo come cittadina, ma da me che sono vicino a Forte del Mare è distante praticamente una sessantina di chilometri o giù di lì, fra una storia da 50-60 chilometri, che Guamo è lontano comunque. E per andarci, fra andare e tornare, ci va un paio d'ore. Il problema è che ovviamente la via col mio indirizzo laggiù non c'è, cioè qui. E sicché mi sono prodigato a chiamare GLS, a scrivere a GLS, e gli ho detto: guardate che una cosa che mi deve arrivare, ma non è lì. Se me la fanno avere, non dico a portato a casa, ma perlomeno a un punto di ritiro di GLS più vicino, in maniera che potessi andarlo a prendere e non andare là. Allora, il problema è che ovviamente sono sempre ostici su questo, non si può, non si ca, la colpa è del mittente, che ha scritto male l'indirizzo. Allora io ho scritto a chi me l'ha spedito, ho detto: guarda, mi dicono che hai scritto male l'indirizzo. Al che lui mi manda la fotografia del pacco, che si vede bene l'indirizzo, prima di averla consegnata al corriere, aveva preparato ovviamente l'etichetta, l'aveva attaccata sopra. Allora, di Lucca non se ne parla nemmeno, perché lui ovviamente è un francese, sa una cosa, vabbè, volevo dire una parolaccia alla toscana, comunque sa una storia dov'è Lucca. Sicché lui ha messo la nostra cittadina, il cap della nostra cittadina e il nome della nostra cittadina, Lucca manco l'ha menzionato, però al pacco, quando è arrivato in Italia, veniva mandato là. E gli ho mandato la foto del pacco e loro, niente, duri come pini verdi, e insistevano: ma ha sbagliato il mittente. Comunque ho scritto ieri, sono passato una mezza giornata a scrivere mail, addirittura poi alla fine l'ho scritta alla sede di spedizione, che anche lei dice: sì, ma ci vuole la comunicazione del mittente. Ho capito, ma lui l'ha mandato giusta, siete voi che la state mandando nel posto sbagliato. Poi alla fine forse qualcuno ne è entrato un po' di sale nella zucca, l'ha visto il pacco, è arrivato stamattina al posto giusto, diciamo, nemmeno al punto di ritiro, insomma mi è arrivato a casa, meno male che ero sempre a casa, e ho preso il pacco. Però questo per dire che alle volte la burocrazia, cioè alle volte, sempre, la burocrazia è più forte dell'evidenza. Allora, apriamo questo pacco. C'ho un coltello, non è un coltello come c'hanno i miei colleghi americani che usano la scimitarra, però io in Italia è tutto più piccolo, in America è tutto più grande. Ora lo apro, poi dopo lo spostiamo e do un'occhiata poi a questo oscilloscopio. C'ho un calibratore vecchio, non fa delle funzioni tremende, ma insomma possiamo vedere, per tutto guardiamo se non è arrivato rotto, e poi possiamo vedere se funziona correttamente e ancora se è abbastanza tarato. Non pretendo che sia tarato ovviamente, perché sarebbe troppo, l'oscilloscopio vecchiotto della AMEG, io ce n'ho un altro anch'io molto vecchio, che insomma comincia a essere poco luminoso il tubo, siccome sono innamorato di questo oscilloscopio, e questo qui, diciamo, me l'hanno spedito e non mi è parso il vero. Ora lo tiro fuori, poi lo metto su questo banco qui e proviamo a aprirlo, vediamo in che condizioni è arrivato. Questa qui la buttiamo per terra, dopo la levo, che non è una bella cosa, ma insomma l'ho fatto. Allora, lo apro, vediamo che dalle foto che mi hanno mandato prima di spedirmelo, sembrava molto bello.
diciamo, per l'età che ha, per tutto. Ora vediamo un po' qui dentro. Ecco, spacco tutto, come sembra il mio nipotino che quando scarta i regali. Ecco, qui già c'è un problema, c'è la maniglia rotta. Ah, che brutto la maniglia, vedremo di sistemarla. Il resto sembra, a vederlo, in buono stato. Allora lo faccio vedere, poi si prova. Allora, il resto sembra in buono stato, non l'ho ancora visto, mi sposto davanti con voi. A vederlo è abbastanza pulito, sembra in buono stato. Una cosa bellina, poi ve la farò vedere, che questi oscilloscopi hanno un tastino che è un prova componenti e può far comodo per provare condensatori e roba del genere. E, insomma, considerando che questi oscilloscopi l'hanno fatti nel 1984-83, come l'ho comprato io, e sicché sono via, era una novità. Questo qui invece poi ve lo faccio vedere da vicino. Qui c'è la maniglia crepata e niente, dopo poi l'accendo, lo guardiamo insieme, lo guardiamo e vediamo cosa succede. Comunque ora lo metto sul banco, dopo sposto tutto. Comunque anche qui esteticamente bello pulito. E c'è un altro pezzettino rotto qui, e vediamo un attimino, anche qua non si vede, ve lo faccio vedere dopo, però insomma sostanzialmente è abbastanza pulito, in buono stato. Allora lo metto sul banco, dopo ci rivediamo. Allora eccoci qua, ora oggi proveremo questo oscilloscopio che mi hanno inviato. Ne ho un altro uguale, praticamente più vecchio, perché questo qui è la versione 7. Io ho l'HM203 dell'AMEG, la versione 0, praticamente il primo che hanno fatto. E questo qui è un HM203, io ho l'HM204, ma praticamente sono identici, solo che il mio, ora poi ve lo faccio vedere in foto, magari lo metto qui, ha il delay e questo qui no, però a cavallo donato chiaramente non si guarda in bocca, e questo qui diciamo mi fa comodo perché il mio è piuttosto vecchio e questa qui è la versione diciamo più nuova. E amo gli oscilloscopi analogici perché per alcune cose sono secondo me più pratiche, anche se con un oscilloscopio digitale si fa ovviamente più cose che con un oscilloscopio analogico. Il fatto che arrivi solo a 20 MHz non è un problema perché di solito le uso per la bassa frequenza. Ve l'avvicino un attimino, vi faccio vedere il più da vicino il frontale. L'apparecchio è perfettamente in buono stato, non è sporco, insomma diciamo che mi hanno fatto un bel regalo, un buon regalo. E ci sono i comandi soliti dell'oscilloscopio, l'intensità, il fuoco e ovviamente la regolazione orizzontale e la scala, diciamo, la regolazione verticale e la scala orizzontale ovviamente. E in più questo qui è rispetto al mio ha due tastini che maggiorano il verticale per 5, sicché una lettura un po' più agevole. C'è da dire che il mio arrivava invece che a 5 millivolts, arrivava sì anche il mio a 5 millivolts, che diciamo questo qui ha una scala in più che moltiplica per 5, sicché si vede meglio, e più questo qui moltiplica la traccia orizzontale per 10, in maniera che sulle alte frequenze, fra virgolette, si riesce diciamo a leggere meglio la traccia. Una cosa bellina di questi oscilloscopi qui, di questa serie qui dell'AMEG, è questo qui che è un component tester, praticamente un prova componenti, che dopo vi faccio vedere come funziona perché è carino. Consideriamo, ora questo è l'ultimo, sicché diciamo è l'ultimo modello che hanno fatto, poi credo che abbiano smesso chiaramente di farli, sono passati al digitale anche loro. Questo qui è l'ultimo modello della serie, o uno degli ultimi modelli della serie.
però già dal primo modello, che si sta parlando nei primi anni 80, aveva il component tester, che non è un vero traccia curve ovviamente, però in base alle tracce che fornisce sull'oscilloscopio si può riconoscere un diodo Zener, si può riconoscere il collettore, la giunzione fra base e collettore o fra base emettitore di un transistor, che tornava comodo per un transistor incognito a trovarlo, il primario, il secondario, un trasformatore e via discorrendo. E comunque vi metterò sul manuale, che oltretutto era tradotto anche in italiano, perché una volta traducevano i manuali anche in italiano, c'è lo schema elettrico e tutto, e sul manuale spiega, c'è un disegnino sul prova componenti con le varie tracce che uno dovrebbe ottenere in base ai componenti. E sopra abbiamo il calibratore. Ora l'unica cosa che ve lo faccio vedere un attimino più da vicino, vediamo se alzo la telecamera, è un calibratorino per oscilloscopi, eccolo qua, è delle Hetkit, non è un apparecchio altamente professionale, ma comunque fa la sua funzione per capire comunque se un oscilloscopio è completamente fuori traccia, fuori specifiche o meno. Non sarà preciso da tararci un oscilloscopio al 100%, ma comunque è abbastanza preciso da capire se un oscilloscopio sta funzionando o se la base dei tempi o la base, diciamo, dei volts in verticale è fuori scala, cioè è fuori taratura completamente. Quello ce lo dice. Ora allontano un attimino, allontano e vi faccio vedere la prova con il calibratore. È già acceso da un pochino perché c'è un quarzo dentro e sicché è andato in temperatura. Intanto accendo l'oscilloscopio, torno indietro un attimino con la telecamera, che questo sarà, diciamo, un video breve, facile, senza troppe pretese. Non so se si vede la traccia, sì, si dovrebbe vedere la traccia. Allora, attacchiamo questo sul verticale, sull'ingresso 1, abbiate pazienza. Ora il calibratore è messo in volt, si eroga per ogni quadretto 0,5 volts, sicché l'oscilloscopio è messo nella portata 0,1 volts a quadretto. 1, 2, 3, 4, 5 sono praticamente 0,5 volt e si può dire che l'oscilloscopio sull'asse verticale funziona benino. Proviamo un'altra misura, lo spostiamo magari a 2 volt, lo mettiamo su 1 volt, lo spostiamo qua e sono due quadretti, sicché, diciamo, anche senza provare tutte le portate riusciamo a capire che, diciamo, perlomeno sul primo canale, ma sicuramente anche sul secondo, l'oscilloscopio è abbastanza calibrato. Ecco, ora direi che abbiamo visto che comunque è abbastanza calibrato in verticale, passiamo all'asse orizzontale. Ho spento qualche luce perché non si vedeva bene lo schermo dell'oscilloscopio. Ora ho messo il calibratore su 100 microsecondi. Se l'oscilloscopio lo metto su 100 microsecondi, ovviamente l'onda quadra deve occupare un quadretto, e infatti occupa un quadretto. Se lo sposto su 50 microsecondi, l'oscilloscopio deve occupare praticamente due quadretti, parte di qua, viene di qua, viene qui e occupa due quadretti, sicché, diciamo, che è anche come orizzontale è abbastanza calibrato, diciamo, per l'uso che ne farò io è più che sufficiente. Ora vi faccio vedere invece, che è interessante, il prova componenti. Questo è molto interessante, si preme questo tasto qua. Ora stacchiamo questo, stacco anche il calibratore, lo levo e poi vi farò vedere le tracce che si ottengono, diciamo, con i vari componenti.
prendo qualche transistor, qualche cosa da farvi vedere, qualche misura. Ecco qua, ho preso un paio di diodi, ho preso un transistor e ho preso, diciamo, un condensatore, un paio di resistenze e anche un trasformatore per farvi vedere che riconosce il primario e il secondario di un trasformatore. Questo è il manuale dell'oscilloscopio, non di questo qua, ma del mio vecchio, che però sostanzialmente, insomma, voglio dire, si equivalgono come misure, come pannello davanti, insomma, equivale per tutti. Quello che vi volevo far vedere è che l'oscilloscopio ha, ora è lucido, si vede male, comunque l'oscilloscopio è scritto, le istruzioni erano scritte in inglese, erano scritte, però c'era, diciamo, tutto, anche addirittura i collegamenti del tubo catodico e proprio sull'uso dell'oscilloscopio e sull'uso anche del prova componenti, c'era le fotografie e compagnia cantante. Una cosa bella è che una volta ci davano anche lo schema blocchi, lo schema elettrico e tutto quanto poteva servire al tecnico perché cercasse, perlomeno erano abbastanza semplici, di ripararselo da solo. Ecco qua, sicché una volta davano tutto anche nei televisori e ora non danno più niente, diciamo. E le ditte che lo vendevano, se vedete, si prendevano la briga, visto che vendevano in Italia, di tradurre il manuale tutto in italiano. Sono, vediamo un attimino, sono 15 pagine tutte tradotte in italiano, scritte ancora con la macchina da scrivere e fotocopiate. Vabbè, ora è cambiato tutto. Allora, inquadro un attimino solo il... Allora, prima di inquadrare da vicino il tubo, il prova componenti ha un terminale di massa, che è questo qui, che si mette qua, e un altro ingresso che è qua, che c'è scritto component tester. Si può provare con questo prova componenti anche alcuni componenti in circuito, non è che dia una misura precisa, però dà una misura indicativa su quello che andiamo, diciamo, a misurare. Per esempio, qui io ho due resistenze, vediamo un attimino di inquadrarle. Vabbè, eccole qua. Qui ho due resistenze, di cui una è da 560 ohm e l'altra invece è da 4,7k. Allora, con un cortocircuito lui segna una riga verticale. Praticamente, se abbiamo qualcosa in cortocircuito, da la riga orizzontale che è, la segna in verticale. E ora misuro una resistenza da 560 ohm e viene, diciamo, una riga inclinata. Se misuro la resistenza di valore più alto, ottengo una riga inclinata, ma in minore entità. Ripeto, non mi dirà mai che questa resistenza è da 4,7k e quell'altra è da 560 ohm, però sicuramente la potrò riconoscere, vedere se è in cortocircuito o se è aperta, sicché con un pochino di esperienza si poteva già capire la resistenza in circuito o altri componenti, più che le resistenze, che quelle magari le misuravamo col tester, se comunque ci si andava vicino. Per quanto riguarda invece i transistor, per quanto riguarda i diodi, invece questo qui è, dov'è? È un diodo al germanio. Il diodo al germanio lo faceva vedere così, con il ginocchio, se vedete,
leggermente non a 90 gradi, qui c'è il ginocchio, qui la curva non va a 90 gradi ma va leggermente spostata, mentre un diodo al silicio la curva era completamente a 90 gradi. Ora, per carità, il diodo al silicio e dal diodo al germanio di solito si riconosceva abbastanza bene, perché uno, specialmente il diodo al germanio, era in contenitore di vetro, e i diodi al silicio l'hanno quasi fatti sempre nel contenitore plastico o giù di lì. Eccolo qua. Sicché si riconosceva anche a occhio, però questo ce lo diceva. In più, siccome uno Zener era alle volte nel contenitore di vetro così, ma poteva essere anche nel contenitore di vetro tipo un transistor, un diodo al germanio, il diodo Zener lo riconoscevamo dalle curve caratteristiche, che erano queste, che si discostano ovviamente dal diodo al silicio semplice, dal diodo rettificatore. Sicché se uno vedeva un componente così, capiva già che era comunque uno Zener. Ripeto, nel 1980 non c'era tante cose per andare a vedere, diciamo, se uno era uno Zener o compagnia cantante, tanti strumenti, sicché se c'era la sigla bene, se no era alle volte un attimino difficile col tester e basta. Un condensatore, questo è un condensatore da 10 microfarad, un condensatore faceva un cerchio di questo genere qui, e uno capiva che era un condensatore, lo capiva, però capiva benissimo che magari non era in corto, perché se il condensatore segnava così voleva dire che era in corto, o che non era aperto se la riga era così, sicché uno sapeva che se misurava un condensatore elettrolitico doveva venire un cerchio più o meno ampio, e quello dava già un'idea se il condensatore era buono o no. Il misuratore di SR non c'erano, se si voleva misurare, non dico misurare, ma capire le SR di un condensatore, si usava un generatore di frequenza intorno a 100 kHz e poi si vedeva con l'oscilloscopio, ma quello è un'altra storia, magari ve la spiego un'altra volta. Lo stesso primario e secondario di un trasformatore. Qui abbiamo un trasformatore, i fili rossi sono il primario e viene fuori un cerchio, diciamo, appena accennato, un'ellisse più che un cerchio, appena accennata, mentre se andiamo a misurare il secondario viene fuori una specie di cerchio, un'ellisse comunque, in quest'altra forma, e anche qui si capiva qual era il primario e qual era il secondario, anche se, ripeto, con un tester si capiva lo stesso, ma insomma era una funzione che aveva in più e che altri oscilloscopi non avevano. Un'altra funzione invece interessante era sui transistor. Questo è un transistor. È interessante perché col normale tester, quelli analogici, capire qual era il collettore e l'emettitore era difficile. Invece in questa maniera qua il collettore faceva una linea di questo genere qui, mentre l'emettitore faceva questa forma d'onda qui. Sicché con un transistor in mano, mettiamo sconosciuto, di quelli plastici che non si sapeva qual era la piedinatura, perché questo qui è un BC107, ovviamente la tacca corrispondeva all'emettitore, però un transistor di quelli plastici, magari giapponesi, che non si sapeva la piedinatura e non avevamo il database, in questa maniera perlomeno riuscivamo a capire qual era la base e qual era la base, qual era il collettore e qual era l'emettitore rispetto alla base, sicché si riusciva a trovare i terminali, cosa che con il tester
si poteva vedere se era buono il transistor, se non era in corto, ma se andiamo a misurare la giunzione base emettitore base collettore con un transistor analogico, ci dà più o meno la stessa misura da tutte e due le parti, era un attimino difficile. Qui invece l'emettitore dava questa forma d'onda, era più facile, diciamo, individuarlo. Ecco fatto, io vi ho spiegato un attimino, vi ho fatto vedere questo regalo, vi ho fatto vedere che funziona, si è fatto un piccolo video, abbiamo parlato un pochino, penso che a questo punto sia finito. Se pensate che comunque avete passato 5 minuti in buona compagnia o in compagnia, se non è buona, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi saluto per ora, il video, ripeto, era piccolino, non aveva pretese di niente, e comunque ci vediamo al prossimo video, magari un pochino più consistente. Ciao a tutti!